di là. Chi è il tuo padrone? Scusate, signore. State pestando la mia manica. Potrei farti notare che sei sdraiato sotto la mia panchina. Mi dispiace se giochiamo col vostro cane. No, fate pure. Scusate, i miei bambini vi stanno disturbando. J.M. Barrie, molto lieto. J.M. Barrie, lo scrittore. Lui era alla ricerca dell'ispirazione perduta. La rappresentazione di questa sera? Credo di poter fare meglio. Loro cercavano la famiglia che non avevano più. Suo marito è morto, l'ha lasciata con 4 figli. Quello che era cominciato come un incontro casuale. Allora può darsi che ci si riveda domani. Cambierà la loro vita per sempre. Mi dai il cappello? Tu non sei mio padre. Peter è cambiato da quando è morto suo padre. È solo un cane. Peter. Solo un cane? Basta solo un pizzico di immaginazione e io riesco a vedere il grande orso. Portos. Tenta di essere una pubblica attrazione. Bang, bang, bang! Dovresti tener conto, James, di ciò che alcune persone vanno dicendo. Avete idea di quanto la vostra amicizia sia già costata a mia figlia? I bambini hanno bisogno di un padre. Che cosa volete dire? La Miramax Home Entertainment presenta... È la tua opera migliore, James. La storia di un uomo. E com'è? L'isola Grange. Un giorno ti ci porterò. Che ha risvegliato la fantasia del mondo. I bambini non dovrebbero mai dormire. Si svegliano più vecchi di un giorno. E le persone. Devo continuare a fingere con te. Che lo hanno ispirato. C'è un uomo che invece è una fata, giusto? E questa fata si chiama Campanellino Trilli. Quella è l'isola che non c'è. Un genio. Johnny Depp, Kate Winslet, Julie Christie e Dustin Hoffman. E tu potrai andare nell'isola che non c'è tutte le volte che vorrai. Come? Solo credendoci. Solo credendoci. Che cos'è? È un automa a carica. È come un carion. Chi l'ha costruito? Io direi un mago. Guarda. Il buco della serratura è a forma di cuore. Un altro mistero. Ho riparato. È stato un incendio. Tu vieni a vivere con me. Dove sono i tuoi genitori, giovanotto? Prendilo! Fate largo! Fate largo, per favore! Via! Via! Largo! Ma tu chi sei, Hugo? E dove abiti? È un segreto? Sì. Oh, bene, io adoro i segreti. E così, vivi da solo? Non proprio. Dove l'hai presa questa? Perché la mia chiave dovrebbe far funzionare la macchina di tuo padre? Ti va di vivere un'avventura? Arrestatelo! Sta disegnando! Credo che sia un messaggio da mio padre. Questo è un luogo pericoloso, lo volete capire? Dovete stare attenti! È come l'isola che non c'è, l'isola del tesoro e il mago di Oz messi insieme. Sei sicuro di farlo? Potremmo finire nei guai. È questo il bello dell'avventura. La vita mi ha insegnato che il lieto fine esiste solo nei film. Questo film non è ancora finito. Ti porto in un posto. Vado lì quando voglio stare da sola. Come hai? Aria.
È la mia specialità. Ti mostrerò il resto, ma devi promettere di non scappare via. Jake, puntualissimo. Miss Peregrine, piacere di conoscerti. È invisibile. Certo. Nel linguaggio comune siamo conosciuti come speciali. Claire, perché non mangi? Si vergogna davanti a Jake. Tranquilla. Già che le nostre abilità non si adeguano al mondo esterno, viviamo in luoghi come questo, dove nessuno può trovarci. Jake, vieni a giocare! So che eri uno di noi quando sei nato. È ora che tu apprenda quello che sai fare. Ma io sono uno normale. No, non lo sei. Sei nato per proteggerci. Promettimi una cosa. Abbi cura di loro, Jake. Lo prometto. Victoria, per avere la tua mano attraverserei il muro e ti porterei quella stella. Non puoi attraversare il muro, nessuno attraversa il muro. Sono a guardia dell'apertura su un altro mondo e tu vieni a chiedermi di lasciarti passare? Sì. Vai via o no? Fermo! Chiedo scusa, hai visto una stella cadere? Siamo in un cratere, dovrebbe essere qua. Sì, sono caduta qua. Sei tu la stella? Sei tu la stella? Davvero? Oh, pensa. Avete visto storie di mondi magici? Streghe cattive? Pirati volanti? E principi caduti? Vi prego, basta, mi si spacca la testa. Lo dici a me? Che sfacciataggine! Ma non avete mai visto un'avventura pari a questa? Non si fa che parlare di una stella caduta. La troverò e lo splendore della giovinezza sarà ancora nostro. Siamo arrivati al punto in cui tu mi dici chi sei e perché sei qui. Stavamo tornando a casa. Tu scegli. Ti conviene dire la verità, cane a due facce? Ne ho uno, se lo volete, di cane. Sono ottimi da guardia, controllano fronte e retro allo stesso tempo. Basta! Dov'è la ragazza? Hai finito di vivere! E ora cominciamo. Pensa a casa e tieniti a me.